Yo, what's up skaters, what's up haters, sono Vincent e benvenuti in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto nel canale e se ti va, iscriviti, perché oggi ti insegno a pulire il tuo grip tape. L'attrezzo che ci serve oggi, attrezzo poi, è sostanzialmente una gomma siliconica che potete trovare su qualsiasi skate shop online e non. Cercate anche nei vostri skate shop locali, se non lo trovate, se non lo potete prendere online, basta farselo con il silicone. Però metto le mani in alto perché non sono capace, ma sicuramente se cercate qualche video in inglese trovate il metodo. È molto semplice, è una gomma che pagate nemmeno troppo per quanto vi dura, 5-10 euro, e vi dura un'infinità. Cioè, io questa ce l'avrò da un anno ed è ancora praticamente come nuova. Era un quadrato delle stesse dimensioni, delle quali si sono rovinati solo gli spigoli. Come si usa? Molto 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 semplice, più di quello che pensiate. Come una gomma, normalissima. E dato che io ho il grip sporco, ve lo faccio vedere, così vi faccio vedere anche l'effettiva efficacia. Sono tutte uguali, sono tutte una sottospecie di silicone, non so come vengano fatte, però una vale l'altra, non ce n'è una migliore, una peggiore. Prendete quella che più vi piace, quella che più vi attira, tanto una vale l'altra. Se non sbaglio, questa è della Black Magic, l'avevo pagata 5 euro, era quella che costava di meno, ed è perfetta, va benissimo. Non c'è niente che non vada in questa grip eraser. Ho messo lo skateboard qui solo per comodità. Se potete, non pulite il grip tape in casa, perché come vedrete, proprio come una gomma normale, ci saranno tutta una serie di scarti che potete osservare anche qua. Questi qua neri sono scarti della gomma, che poi si staccano e perdete per casa ed è un casino. E quindi vi conviene farlo fuori, in giro, allo skatepark, dove volete. Preferibilmente non in casa, per evitare di sporcare, non per altro, perché poi se pulite potete anche farlo in casa. Comunque, molto semplicemente, si struscia come una vera e propria gomma e vedete che dove lei passa pulisce. È fantastica sta cosa perché potete recuperare un sacco di grip che magari credevate perduti perché troppo sporchi. Non state a pulire il grip tape sotto l'acqua con spugne strane, assolutamente no, perché lo rovinate. Se potete usate questa, appunto. Come vedete la gomma ha degli scarti, è per quello che vi dico evitate di farlo a casa, perché sennò ve li ritrovate da tutte le parti. Questo molto probabilmente è la gomma lasciata dalla scarpa quando flicco, quando faccio slide per fare kickflip, o anche dei pezzi di tela o della sporcizia in generale, e con questa risolviamo molto di più la situazione. Non c'è già più. Quanto ci è voluto? 5 secondi? Aiuta veramente tanto. L'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza, perché ci mettete un attimo a passarla su tutto il grip. Però vi assicuro che è iper utile. È un acquisto consigliatissimo, non necessariamente di questa marca, non so manco che marca sia, ma bisogna averlo, un grip eraser in casa. Come vedete funziona, io spero che il video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia servito. Commentate con qualsiasi domanda vi sia rimasta, qualche dubbio in mente. Se conoscete qualche amico che ha bisogno di consigli su questa cosa, condividete il video con lui. E ci vediamo al prossimo video. Peace guys. Voglio andare a provare a skateare oggi. Ho male al piede, però non ce la faccio a star senza skate. Finirò per ammazzarmi. Fatemi sapere come va la gomma. Se la comprate, se la farete. Fatemi sapere anche se la fate. Linkatemi il video, così magari proviamo a farlo insieme. Keep pushing, guys!